Nadia Coffa torna in TV. Ho avuto un cancro, mi sono operata e ho fatto la chemio. L'annuncio di Nadia al suo ritorno alle Iene. Non siamo malati, siamo guerrieri. E ricordate che solo la chemio e la radio curano i tumori. Nadia Coffa è tornata finalmente in televisione a circa 2 mesi di distanza che l'ha colpita lo scorso 2 dicembre, costringendola a un ricovero in ospedale in terapia intensiva. Forte del grandissimo sostegno ricevuto, la conduttrice è tornata al lavoro nella puntata delle Iene di domenica 11 febbraio. Sono tornata a casa mia, ho immaginato tanto questo momento, ha esordito Nadia, accolta da un immenso abbraccio del pubblico. Poi l'annuncio che nessuno si aspettava, la Coffa ha avuto un cancro, che è riuscita a sconfiggere. Quel malore le ha permesso di scoprire l'esistenza del tumore, che è stato rimosso con un intervento, poi, ha intrapreso dei cicli di chemio e radioterapia. La rivelazione di Nadia Coffa, vorrei prendermi 2 minuti per raccontarvi questi mesi. Il rapporto tra di noi è sempre stato di sincerità e voglio condividere quello che è successo, ha spiegato Nadia, rivelando poi quello che finora aveva scelto di tenere segreto. Inoltre, ha spiegato senza remore di portare una parrucca il messaggio per le persone malate di cancro. La Coffa ha affrontato persino la malattia con il suo inguaribile buon umore e offre un messaggio d'affetto a chi ha vissuto la stessa esperienza, sostenendo inoltre con fermezza l'importanza delle cure mediche per sconfiggere queste malattie, il malore e il ricovero. Nadia Coffa si trovava a Trieste per un servizio, quando veniva colpita da un grave malore e trasportata immediatamente in ospedale, successivamente trasferita tramite elisoccorso al San Raffaele di Milano. Portata in rianimazione, dopo alcune ore di coma si è ripresa ed è fortunatamente stata dimessa pochi giorni dopo. Per lei è iniziata una lunga convalescenza, che non le ha impedito di essere vicina ai suoi fan. Sono in tantissimi ad averla sostenuta con messaggi di solidarietà e affetto. La Coffa non ha mai perso il suo ottimismo e la voglia di vivere, come ha raccontato qualche giorno fa, ormai tornata in salute, la dimostrazione di affetto che ho ricevuto è stata magica, ho sentito che è arrivato alla gente l'amore che ci metto nel fare le cose. Mi sento bene, sorrido a tutti, sono allegra, vedo il bicchiere mezzo pieno. Fino a questo momento, non aveva mai detto cosa in realtà fosse successo.